Ma a proposito di Gigi il milionario, è molto incazzato col comune di Milano, siamo sotto, diciamo, elezioni e abbiamo avuto insieme per la prima volta una grande idea per cambiare almeno inizialmente questa città di merda, vai. Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario. Sì. Miglior amico! Anch'io. E non perdiamoci in fanfarate, ok? Sì, abbiamo diverse cose da analizzare. Io poi vorrei anche finalmente, dico, dopo 20 anni, esprimere una mia opinione sulla Moratti. Onestamente, come sindaco, diciamo che non vai benissimo. Soprattutto quando mi scegli un assessore alla viabilità che. Onestamente, Mazzoli, tu in confronto sei Albert Einstein. Cioè, capisci? Gigi, ma perché non sostieni il tuo migliore amico Mazzoli? E lo candidi come futuro sindaco di Milano. Peggio di così non può andare. In effetti. Fammi sto bonifico. Mi bastano 6 milioni di euro di campagna elettorale. Siamo anche in ritardo, quindi dammene un deca, 10 milioni. Così recupero il tempo perso. Io faccio un misto tra Monte Carlo, Amsterdam e Lugano. Quindi mignette, ricchezza, bellezza, pulizia, un po' di droga anche per chi ne fa uso, cazzi suoi. Scusami, attenzione, una roba importante. Mi togli il pane. Cioè io non posso spendere 10 sacchi al mese di ammortizzatori. L'idea geniale di Mazzoli, qua ti stupisco. Allora, il pavé lo teniamo. Diciamo che genio e Mazzoli sono due rette parallele che non si incontrano mai. Ma senti questa che ti piacerà. Allora, il pavé lo teniamo, ma sopra lo copriamo con della resina trasparente. Così la strada diventa liscia, ma è sempre comunque l'effetto della storia di Milano che rimane. No, Mazzoli. Cosa? Sei stato contagiato dai miei neuroni? No, è una mia idea. No, Mazzoli, non è da te questa idea. Come non è da me questa idea? Ma scusami, possiamo proporre anche la nostra idea, quella che abbiamo sviluppato a Selva? Non è bruttissima. Ma quell'idea lì è un po' eccessiva, Gigi. Cioè io la farei una modifica, diciamo che nella zona brutta di Milano, dove sono le fabbriche, lì potremmo fare un enorme recinto. Per energie alternative? Esatto, per l'energia alternativa prendiamo tutti i delinquenti, i politici, tutti sti farabutti di merda, li buttiamo dentro sto grande recinto con le guardie e tutto, gli mettiamo dei pannelli solari sulla schiena. Ma che bello! E delle ciclette, così loro producono energia pura e pulita per la città di Milano. Ma che idea ti ho dato? No, io te l'ho data. E mettiamo i nani nel naviglio controcorrente, così sviluppano energia anche loro. Nani. Con le bracciatine, quelle piccoline, però loro un po' di energia riescono comunque a svilupparla. E mettiamo 2000 nani contro nell'Indarsena contro la corrente e loro mi sviluppano questa energia alternativa. Ma Mazzoli, che idea ti ho dato? Ma sono esseri umani, non si possono usare in quel modo. Ma niente, Mazzoli, tanto ne allegheranno su 2000 un 200-300 al giorno, li rimpiazziamo, Mazzoli, non è un problema. Però capisci, questo è il futuro. La Milano del futuro è questa, Mazzoli. Torrette, nani. È spettacolare così, Mazzoli. Ti piace? Sì, Mazzoli, manca solo un piccolo particolare. E io allora ti dico, se tu, nel futuro se mi mandi in onda, e adesso sta, guarda, se mi dici di sì a questa roba qua, Mazzoli, mi dai l'Iban e i soldi sono già sul conto domani mattina. Vai, chiedimi quello che vuoi, socio. Mazzoli, sei pronto? Vai, socio, vai. Mazzoli, se tu mi garantisci anche questa cosa qua, l'assegno domani è in mano tua. Oh, bonifico, quello che vuoi. Va bene, sentiamo. Mazzoli, sono 2,5 pali, non è poco. No, 10 milioni di euro voglio. Ma mi garantisci questa, Mazzoli? Ma devi dirmi che cos'è. Balcone, fucile.